Siamo qua con Lorella Zanardo, che ha sottoscritto la petizione di Ilga e che è candidata con la lista Tsipras. Le chiediamo una sua impressione rispetto alle polemiche che ci sono state contro gli interventi, contro gli stereotipi di genere all'interno delle scuole. Da 5 anni vado nelle scuole per combattere gli stereotipi di genere e nel rispetto di tutti gli orientamenti sessuali. Chi mi segue sa che questa è forse la mia battaglia principale. Recentemente c'è stata una levata di scudi di alcuni insegnanti e di molti genitori per la proposta di introdurre un libretto dell'UNAR che insegnava ai bambini ad avere rispetto di tutti gli orientamenti sessuali, quasi ci fosse una paura in Italia ad accettare la libertà. Devo dire che purtroppo non mi ha stupito, perché ho due figli che sono adolescenti e non hanno mai fatto educazione sessuale nelle scuole, figuriamoci. Diciamo, siamo in un paese con un'apertura bassissima nei confronti di tutti e tutte. Quello che mi impegno a fare in Europa, questo è il punto principale su cui voglio lavorare, è lavorare per partire dalle scuole, perché è difficilissimo poi convincere gli adulti che bisogna rispettare la libertà di tutti. Iniziare dai piccoli, dalle piccole, per insegnare l'apertura, per insegnare il rispetto, per insegnare ad avere amore per la diversità, esattamente quello che ho visto per esempio in Svezia, dove visitando gli asili dei piccoli si scopre che alcuni hanno due papà, alcuni hanno due mamme, e le maestre, per non offenderli, non dicono come sta il babbo, come sta la mamma, ma li chiamano per nome: come sta Alfred, come sta Hans, perché alcuni appunto non hanno mamma o non hanno papà, nel rispetto della libertà di tutti.